Oggi a Palazzo San Giacomo è il primo momento di discussione su un tema che è fondamentale, la salute dei cittadini. Tutti sappiamo quanto è determinante come valore proprio per il cittadino e per la comunità, la propria salute, il proprio stare bene, il proprio benessere. E siccome il benessere, oggi quindi lo tratteremo con personalità di grande spicco del mondo sanitario, ma non solo del mondo sanitario, perché la salute è un valore che deve essere condiviso da tutti gli attori, inclusi i cittadini. Infatti sarà qua una rappresentanza di Cittadinanza Attiva proprio per discutere quali sono i ruoli del cittadino, come sono i ruoli del professionista, quali sono i ruoli del sanitario e quali sono i ruoli delle istituzioni. E quindi una tavola che si mette insieme per arrivare a un obiettivo comune. Ma questo è soltanto il primo momento, diciamo che questa è la testa di un corpo più grande che avrà il suo sviluppo il 5 di maggio sul lungomare Caracciolo, meraviglioso mare Caracciolo, che avrà un cuore all'interno di un villaggio della prevenzione, dove comunque i cittadini sono invitati tutti quanti a venire a prendere informazioni e a fare prevenzione attiva. E poi però chiediamo anche le gambe dei cittadini, perché la partecipazione all'evento Cammina Napoli, quindi ci si mette proprio in gioco. Vi invito tutti quanti a partecipare, perché invece con le nostre gambe faremo un'attività fisica appropriata, perché la nostra salute si compensa di tre cose: una è il movimento, uno è l'alimentazione e l'altro è il rispetto dell'ambiente. Queste tre cose insieme ci qualificano sicuramente la nostra salute, sia nostra che dei nostri bambini soprattutto. Quindi venite al Cammina Napoli, venite con i vostri bambini, portate anche il cagnolino a spasso, perché sicuramente ci divertiremo molto facendoci del bene. In realtà tutti sono convinti di saper camminare, no? Come molti pensano anche di saper nuotare, però nuotare bene è un'altra cosa, è avere degli insegnamenti da parte dell'istruttore, da chi ne ha le competenze. La stessa cosa sul camminare, anzi direi di più, perché camminare si cammina tutto il giorno, si cammina per passeggiare, per fare attività fisica, quindi è necessario anche per mantenere una postura corretta e spesso previene anche patologie della colonna vertebrale. Quindi io invito tutti quanti a venire a Napoli il 5 maggio sul lungomare alle 5 per camminare, avere il desiderio di stare insieme agli altri, di vivere un momento di socialità e di grande benessere. È proprio così, perché camminare normalmente comunque fa bene, però la camminata veloce, il fit walking in modo particolare, studiato dai gemelli da Milano, è un'altra cosa, è un metodo che ti consente di arrivare a velocità anche importanti e quindi trovare il grande beneficio proprio di questa attività, un'attività aerobica a basso impatto ma con grande beneficio dal punto di vista cardiovascolare, di tutto, diciamo, il metabolismo. È qualcosa di straordinario anche perché è molto semplice nell'esecuzione, però bisogna avere le accortezze giuste, e quindi per questo esiste il metodo da Milano denominato appunto fit walking. Quindi insomma invitiamo le persone il 5 maggio con una buona scarpa comoda e ci mettiamo in movimento. Assolutamente sì, vi aspettiamo numerosi, perché Napoli sarà, secondo me, ma secondo noi, un momento di grande lancio, in particolare anche per il centro-sud, perché il sud si presta moltissimo per questo tipo di attività, visto che abbiamo tanto sole, un ambiente sano e quindi... E poi la socialità, caratteristica, diciamo, dei meridionali, ci sta bene.